Nella organizzazione dello sterminio degli ebrei c'era anche un tipo di organizzazione, cioè quello che toccava la mente delle persone. Un toccare che voleva appunto far apparire attraverso le diaboliche astuzie dei gerarchi nazisti, far apparire positivo, far apparire buono quello che buono non era. Cioè questa organizzazione di toccare le persone nella loro volontà, nella loro mente, per annientarle, per togliergli ogni forza, ogni desiderio di speranza, andava truccata. Andava truccata per coprire una grande falsità e una grande e demoniaca violenza contro le persone. Si diceva ieri che nei lager e nei ghetti era consentito far scrivere delle lettere, permettere agli internati, scrive questo anonimo, dei ghetti o dei lager di scrivere lettere o di ricevere posta, faceva parte appunto di questa tattica molto precisa. Non è una cosa buona qui in questo contesto. Se puoi scrivere a casa vuol dire che quel che ti sta succedendo non è in fondo così grave. E noi sappiamo quello che avveniva nei lager e nei campi di concentramento e nei ghetti. Le lettere erano raramente imbustate. Più spesso i messaggi venivano spediti attraverso cartoline che sono molto più facili da controllare e censurare. Gli ebrei non potevano scrivere tutto, ma solo cose positive o piuttosto normali. Per esempio, mi manchi, state bene, qui non c'è male, per favore speditemi un maglione. Cose che a noi sembrano normali, ma invece facevano parte di questa tattica di annientazione della persona in tutta la sua complessità. Quasi in ogni lager sono arrivate migliaia di lettere e altrettante sono state spedite. Un giorno, nel ghetto di Terezin, è arrivata una busta particolare. Non conteneva una lettera, ma un piccolo rametto di pino, profumato e verde, grande quanto basta per riempire la piccola busta fino agli angoli. Non si sa chi l'abbia inviato a chi, perché la busta è rovinata e i nomi non si leggono, ma qualcuno nel 1943 ha spedito un ramo di pino a una persona in un ghetto nazista. Lo avrà fatto per ricordare il giardino di casa a chi era stato deportato? O forse per far pensare ai boschi dei bei ricordi? Nessuno lo saprà mai. Forse voleva dire cose più semplici e forti insieme. Che la vita va avanti anche quando sembra spezzata e che basta un po' di luce e un po' di acqua per farla attecchire, rivivere, crescere fino a superare l'altezza delle case. Dall'assù, dalla cima del pino, la speranza prende forza. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!